figlio mio, non capisco! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non so se la sentite la musichetta in sottofondo. E sì, vuol dire solo una cosa. È arrivato il momento della vendetta. Io e quella palla che rotola giù, che non fa altro che venirmi addosso. Ragazzi, muri buongi amici, ciao amici. Torniamo su Crash Bandicoot 1. E ho avuto un gran problema con delle palle nello scorso episodio. Non so se ve lo ricordate. Nel caso potete andare a vedervi il primo episodio, così capirete che cosa è successo. Ragazzi, sono sclerata, ho iniziato a urlare, sono impazzita, perché i livelli dove c'è qualcosa che mi segue mi mette ansia e non riesco proprio a farli. Ora però mi concentro ed è arrivato il momento di vincere, quindi sta a me ora portare questo fantastico diavolo alla fine e vincere questa partita. In realtà non so se ci riuscirò, perché come vi ho detto mi mettono ansia, questi mi mettono un sacco di ansia e ho avuto dei grandissimi problemi nell'altra puntata, ma stavolta me la sento, è la volta buona. Non sprecherò 500 vite, ma ce la farò quasi subito. Non ci credete, vero? Neanch'io. 3, 2, 1, andiamo. Forza Sauri, cerca di concentrarti. Cerca di concentrarti. O trovo come correre più velocemente. E prima palla ci siamo. Primo ci siamo, prendiamo la vita che non si sa mai. Pronti con la seconda? Andiamo. Velocissima Sabri, velocissima. Più veloce che puoi. Premi questi tasti più veloce che puoi. Corri, 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 corri. Allora, questo è il mio grande problema. E si comincia. Inciampa dove non deve inciampare, perché non c'è niente. Prima vita persa così. Andiamo avanti, eh. Poi se mi inciampo e urlo, capirete il perché. Ma se io premo questo tasto vado più veloce? Non è che per caso vado più veloce? No, magari dico una cacata. Non riesco a capire, raga. Cioè, il salto è giusto. Non riesco a capire perché si inciampa. Non riesco a capire. Se salto dopo, inciampa lo stesso. Quindi Crash, tu mi vuoi portare all'esasperazione. Io impazzisco. Con te impazzisco. Ora salto alla fine. Vediamo come funziona, eh. Salto proprio all'ultimo. Ah, ragazzi, qualcuno adesso me la spiega, perché c'è qualcosa che non va, eh. Cioè, non sono io che ho dei problemi, è questo coso che ha dei grandissimi problemi e non funziona. Figura se non riesco a saltare una staccionata. Non riesco a saltare una staccionata. Capite che c'è qualcosa di... Voi non avete visto niente. E questa è ancora l'ultima meta. Non commento. Non commento. Mi raccomando di farcela ora, che così ho zero vite e poi devo per forza arrabbiarmi, eh. Un bambino non poteva farlo. Non poteva capire quando saltare un bambino. Guardate come va veloce sta palla. Checkpoint. Solo che non ho più vite, ne trovo una qui. Figurati se poteva darmi una vita. Ma figurati se avesse potuto darmi una vita, non me lo ricordavo. Era impossibile che mi desse una vita. Ma figuriamoci. Adesso qua, oh, se ne prendo anche solo uno sono morta. Se ne prendo anche solo uno sono morta. Sono morta anche se non lo prendo. No, dei problemi, ho dei problemi. Ho dei problemi. Io ho dei problemi, lo ammetto. Ho dei problemi, lo so, ho dei problemi. Devo ricominciare tutto il livello da capo perché ho finito le vite. Non ci voglio credere. No. No.
Ci dovremmo essere, esatto, Boulders. Ho raccolto più vite possibile in maniera tale che voglio vedere di farcela stavolta. Ma vi giuro che non vi assicuro assolutamente nulla. Però almeno sono riuscita a salvare nell'altro checkpoint facendolo. Grazie, Coco. Perché ho la luce così bassa? Vabbè, a capo, ora sono concentrata. Devo farlo al primo colpo, anche se 9 vite le ho, eh. Andiamo. Stavo per missare una vita. Era fondamentale questa vita. Per farmi fare un livello che farebbero... Non ho schiacciato! Anche bambini di 6 anni non ho schiacciato nel burrone. Corri come non mai... Oh! 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 Dio mio, non capisco! Avete visto? Avete visto? Perfetto, ho saltato il bordo senza problemi. Mi investe! Mi investe! Mi investe! Oh, sì, sì, sì! Sette vite, salve bene il checkpoint. Sette, fate il mio numero con Sasha. Allora, vediamo di non spaventarci, qua sono i burroni, eh. Quando vedo il verde salto. Solo quando vedo il verde salto. Qua evitiamoli se dobbiamo il sentiero di mele. Ho paura, sto recuperando. Salta qui, crash. Vai. No, raga, cioè, no, capite che... Crash, corri. Sì. Non ci posso credere. Mi do un pizzicotto. No, raga, non ci posso credere, ce l'ho fatta. Adesso probabilmente arriverà una bufera, un acquazzone, qualcosa che farà in modo che io non salvi la partita e non so che perda, che ricominci da capo e... Non ci posso credere, non posso. Andiamo avanti, sono troppo contenta. Upstream. A proposito di stream, cos'è sta roba? Per chi non lo sapesse, ho ricominciato lo streaming su Twitch, ma faccio solo League of Legends. Qua cadrà, immaginavo. No! Quindi se volete seguirmi sono la SabriGamer anche su Twitch, però vi ricordo che lì faccio veramente solo LOL. Se vi piace LOL e volete seguirmi, volentieri. Qua a parte ho visto un pesce. Qua rimane fermo, perfetto. E faccio streaming a caso adesso che è finita la scuola. Quando quindi gioco magari anche la sera tardi, giusto per fare un po' di compagnia, per giocare. Gioco ovviamente sia con voi, quelli che hanno LOL, e sia da sola, perché tra un po' appena ci riprendo la mano faccio anche qualche ranked. Quindi se volete guardarmi, Twitch è una piattaforma che potete prendere un'app, si chiama proprio Twitch, la potete scaricare. Che cos'è sta roba? Ok, altrimenti potete semplicemente aprire dal browser twitch.tv/lasabricamer. Passa pesce. Ah, c'è pesce, passi proprio quando mi servi a me. Ok, ora potrebbe andare. Questo livello non me lo ricordo molto. Penso di poter avere un problema. Come faccio? Ah, ok, pensavo mi mangiasse con la pianta lì. Ero convintissima tipo mi mangiasse. Qua arriverà un pesce carnivoro, un piragna. Pesce carnivoro, mi piace come ho definito il piragna. Il pesce carnivoro. Sicuramente succederà qualcosa, perché è impossibile che io arrivi a salvare. Quindi a salvataggio. Forse dopo qualche... Me la sono appena gufata. Non ho neanche preso il checkpoint. Ma che sfiga. Prendi questa pianta qua. Io vorrei prendere sta vita, sta cosa qua, ma non vorrei morire. Questa cosa fa? Non capisco se si chiude a caso. Devo aver paura o no? Boh. Ormai ci sono, quindi aspetto. Qua abbiamo detto che non c'è niente, quindi foglia, altra foglia, il passaggio sulle foglie. Questa dopo un po' cade. Non ho visto pesci, quindi vado. Ottimo. Cioè, vi rendete conto? Volevo prendere il Burdaga e poi mi sono chiesta, questa prima o poi si chiuderà? Si doveva chiudere ovviamente mentre io saltavo, perché sennò sarebbe stato troppo facile. Troppo facile. Adesso aspetto, perché ho paura veramente che si chiuda in volo. Dai, chiuditi, pianta carnivora. Ha deciso di non chiudersi?
Cosa ci scommettiamo che si chiuderà nel momento in cui io... È strano. Ci avrei scommesso. Ci avrei proprio scommesso che sarebbe chiusa soltanto quando io avrei saltato sopra. Avrei saltato. Vabbè, se non è giusto il verbo coniugatelo voi. Tu, vai che Sabri ce la fai. Opala. Sì, Sabri, sì. Perfetto, questa aspettiamola. Aspetto il burdaga. Ah, ok, alcune si chiudono, alcune no. Qui dove devo andare, scusate? Devo aver paura? Checkpoint here! Ok, no, un attimo, ho avuto un attimo di panico. E se riesco a finire questo bonus si salva anche. L'ho scoperto ora. Che praticamente se finisco i bonus round, quelli di Coco, quindi a me non mi interessa in realtà prendere le scatole, cioè non mi interessa le mille vite. Intendevo, non so se avete visto il mio spavento, vuol dire che non posso salvare, quindi vuol dire che se perdo devo tornare. Oh, che bella la mia vita, devo tornare a fare il Juggernaut, quelle cose che, quelle palle che mi girano. Vabbè, avete capito in poche parole, avete super capito. Aspetto un secondo, non voglio strane sorprese. Apilo, chiuditi. Perfetto. E raga, Sabri ce la fa e va al prossimo livello. Mi sa che è arrivato Andre. Sì, aveva ragione, è arrivato Andre. Quindi, papu, cosa vuol dire? Sarà un boss? No, io non salvo prima del boss, così perdo e poi la prossima volta devo rifare ancora le palle. No, non ci voglio credere. Ah, devo vincere contro papu, che è sto ciccione, potrebbe essere amico.andre, che tira le martellate a caldo. Ah, ok. E quando lo posso colpire? No, raga, non ho capito quando dovrei colpirlo, sinceramente. Forse da dietro? No, ah, devo saltargli in testa, ora l'ho capito. Ok, ora l'ho capito, vai, dammi burdaga che ci siamo. Ciao Andre, sto lottando contro di te. Ah, in testa! Quando è dietro, perfetto! Ora che adesso incazzerà da morire. Ma perché i cattivi sono sempre diversamente magri? Aspetta, Andre. Sto finendo le vite. Infatti sono morta per colpa tua! Sei tu questo, comunque. Ah, sì? Sì. Si chiama amico.andre, non vedi? Ah. Ok, devo saltargli in testa. E non devo toccarlo come ho appena fatto, altrimenti muoio. E due? Oh, come ti incazzi ora! Sono quasi capace. Perché sono già morto 85 volte. Ah. E questa Sabri vince papu! No, ti immagini se morendo. Ma mi hai ucciso? Ah, sì, devi essere ucciso. Ti prego, dimmi che posso salvare, ti prego! Non posso ancora salvare, non posso spegnere questa partita maledetta, io devo salvare, non voglio fare le palle, io odio le palle. Ciao Leo. Non fare domande perché io odio le palle. Se non prendo questo non posso salvare, me ne serve un 3. Che panico. Magari era amica quella. Non era amica, mi mangiava. Checkpoint here! Ah, io li mangio gli amici. Ah, bello. Sono felice di essere tua amica allora. Ottimo! Che avete visto come ho preso il burdaga? Ragazzi, ci è piaciuto! Sabri gamer, è troppo gamer. Oh! Ops. Oh! Questa è la versione facile? No, no, questa è la versione difficile. Ciao, Mitra. Oh, ti prego, dammi un'altra Coco. Ti prego, dammi un'altra Coco. Ti prego, Andre, dammi una Coco. Una Coco. Devi darmi una Coco, Andre. Tieni. Mi serve una Coco, tu non... Sì, ok, ora non devo perdere.
favore, qualcuno faccia che io non perda. Non mi interessa. Devo guardare bene. Occhio, eh. Aia. Ho già perso. Hai sbagliato? Lo so. Ma quanto sei babba? Non devo perdere, non devo perdere. 3 secondi. Che pipa sei? Dai, ma adesso non posso salvare. Poi devo fare il gioco ancora le palle. Che cos'era quella faccia lì? Io non so che cos'era quella faccia lì. Vediamo ora dove mi porta. Forse l'unica cosa che non sai. Devo farmi un altro livello. Ma... nella speranza che ci sia un punto di salvataggio qui. Devo ragionare, ragionare, ragionare. Ah, non era una battuta. Sei tu. Oh! Prendete il suo detto di partire. Bellissimo. Questo è Andre. Ah. Però me la corro. Magari avrò la resistenza della Madonna. Oh, mia Andre, come sei bravo a evitare cose. Questo? Di niente. Ti ho allenato bene allora. Il problema è che se non prendo le scatole, certo. Non avrò mai il mio salvatore. Dai, sì, l'hai fatto apposta. Palesemente non ti avevo preso. Ti do un'altra possibilità, oh? Ah, vado su. Vabbè, è imbarazzante. Ecco, cioè, adesso lo sapete qual è il problema, vero? Questo è il problema. Guardate un po', mi sto per mettere a piangere. Sapete leggere qua? Boulders. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire soltanto una cosa. Mi sto per mettere a piangere!